Nella scorsa lezione abbiamo analizzato uno degli aspetti che ci appaiono evidenti quando osserviamo il fusto di una pianta, la sua ramificazione, monopodiale o simpodiale. Restiamo sugli aspetti visibili di una pianta, quelli utili alla sua identificazione, ma spostiamoci su ciò che è visibile delle foglie. Parliamo allora di fillotassi e di morfologia fogliare. La foglia, l'abbiamo già detto, rappresenta uno dei tre organi che contraddistinguono il corpo vegetativo delle piante vascolari. Dal punto di vista funzionale, è un organo che serve principalmente alla fotosintesi e alla traspirazione, ma l'avverbio principalmente è d'obbligo perché le foglie possono adattarsi a svolgere svariate altre funzioni. Come anticipato prima della sigla, restiamo nell'ambito delle caratteristiche visibili e quindi utili all'identificazione delle diverse specie di piante. Per quanto riguarda la foglia, due caratteristiche importanti sotto questo aspetto sono la fillotassi, cioè lo studio di come si dispongono le foglie sul fusto, e la morfologia fogliare, cioè lo studio della forma delle diverse foglie. Partiamo dalla fillotassi. Il termine fillotassi deriva dal greco phyllon, che significa foglia, e taxis, che significa ordine. La fillotassi allora riguarda l'ordine delle foglie, meglio la disposizione delle foglie sul fusto. Partiamo da due concetti chiave. Concetto numero 1. Abbiamo appena ripetuto che una delle due principali funzioni delle foglie è fare la fotosintesi. Ve la ricordate la reazione globale della fotosintesi? La luce è uno dei reagenti ed è pertanto un ingrediente fondamentale per svolgere la fotosintesi. Le foglie hanno allora bisogno di ricevere la luce e tendono a disporsi sul fusto in posizioni tali da evitare il più possibile di farsi ombra a vicenda. Concetto numero 2. Il germoglio, il sistema di organi composto da gemma apicale, foglie, fusto, rami e gemme ascellari, si divide in nodi e internodi. I nodi sono i punti di inserimento delle foglie sul fusto, gli internodi i tratti di fusto compresi tra due nodi. Quante foglie si inseriscono nei nodi? In ogni nodo possono inserirsi una, due o più foglie. Chiaro no? Bene, possiamo classificare fillotassi diverse in base all'orientamento delle foglie di un nodo rispetto a quelle del nodo successivo, concetto 1, o in base a quante foglie si inseriscono su un nodo, concetto 2. In accordo alla prima di queste classificazioni, in accordo quindi a come le foglie si orientano una rispetto all'altra, distinguiamo una filotassi distica, quando le foglie si alternano su un lato e sull'altro del fusto. Una fillotassi decussata, quando le foglie inserite in un nodo formano un angolo retto con quelle inserite nei nodi adiacenti. E una fillotassi elicoidale o a spirale, quando le foglie sono inserite a spirale intorno al fusto. Questa filotassi è la più comune ed è caratterizzata anche dall'avere una sola foglia per nodo. In accordo alla seconda di queste classificazioni, in accordo alla quantità di foglie inserite in ogni nodo, distinguiamo una filotassi alternata, quando in ogni nodo si inserisce una sola foglia, una filotassi opposta, quando in ogni nodo si inseriscono due foglie, e una fillotassi verticillata quando in ogni nodo si inseriscono più di due foglie. Ci siete? Passiamo alla morfologia fogliare. La forma di una foglia che disegnano i bambini a scuola viene detta laminare
ed è la più comune in quanto la più vantaggiosa per svolgere le funzioni di fotosintesi e di traspirazione. La forma laminare ha un alto rapporto superficie-volume, che significa dire che è ampia e sottile. Questo permette due cose. Gran parte dei tessuti presenti nella foglia possono essere raggiunti dalla luce, come già detto, ingrediente necessario per svolgere la fotosintesi. La superficie per gli scambi di sostanze gassose tra interno ed esterno della foglia è molto elevata. E quindi? Sono importanti gli scambi gassosi tra ambiente interno ed ambiente esterno della foglia? Certo, non dovete pensare alle sostanze gassose scambiate solamente in termini di anidride carbonica e ossigeno, che già basterebbe. Un'importante sostanza gassosa rilasciata dalle foglie nel loro ambiente esterno è il vapore d'acqua, cioè l'acqua allo stato gassoso. La traspirazione, processo finemente regolato e indispensabile per il trasporto di acqua e nutrienti all'interno della pianta, è in sintesi il processo con cui la pianta rilascia acqua nell'ambiente, rilascia vapor d'acqua principalmente attraverso le foglie. Ma torniamo all'analisi della forma di una foglia. La parte espansa della foglia si chiama lamina o lembo fogliare. Ed in essa sono distinguibili due facce, la faccia adassiale o superiore e la faccia abassiale o inferiore. Provate questo trucchetto mnemonico. La B è una lettera inferiore nell'alfabeto rispetto alla D. Nella lamina fogliare sono presenti delle nervature che fungono da sistema conduttore della foglia. Ce le avete presenti, no? Ecco, distinguiamo una nervatura reticolata da una nervatura parallela. Nella nervatura reticolata si può riconoscere una nervatura principale che attraversa il centro della foglia nel suo asse maggiore. Dalla nervatura principale centrale si originano nervature secondarie e poi nervature sempre più piccole. Nella nervatura parallela, invece, nervature di calibro simile corrono parallele tra loro e con l'asse maggiore della foglia. Le nervature parallele poi sono connesse tra loro tramite nervature più piccole. Scommetto che la foglia che avete visualizzato di getto prima che proiettassi l'immagine aveva il picciolo, vero? In realtà distinguiamo foglie picciolate, foglie con il picciolo, da foglie sessili, foglie senza il picciolo. Si pensa che il picciolo serva a favorire la mobilità della foglia e quindi permetta alla foglia di orientarsi a seconda della direzione dei raggi solari, di usufruire quando agitata dal vento di un buon ricambio d'aria nell'ambiente prossimo alla superficie fogliare, di evitare, sempre grazie all'azione del vento, che insetti fitofagi, microrganismi patogeni e quant'altro si posino sulla lamina fogliare. Parlando di picciolo, ricordiamo anche le stipole, espansioni squamiformi che possono trovarsi in alcune piante alla base del picciolo, e la guaina fogliare, la base della foglia quando questa circonda il fusto, come avviene nelle graminacee. Tornando alla foglia nel suo insieme, distinguiamo le foglie semplici dalle foglie composte. La foglia che abbiamo visualizzato finora è una foglia semplice, cioè con lamina intera. Le foglie che non hanno una lamina intera e sono suddivise in più foglioline, ognuna dotata di un piccioletto o picciolo secondario, sono dette foglie composte. All'interno delle foglie composte distinguiamo le foglie pennate dalle foglie palmate. Nelle foglie pennate le foglioline si inseriscono su entrambi i lati di un asse detto rachide. Nelle foglie palmate le foglioline si inseriscono al termine del picciolo. Per chiudere, sottolineiamo che in talune specie si assiste al fenomeno della eterofillia. Eterofillia deriva dal greco etero, che significa diverso, e phyllon, che come detto significa foglia. Si parla di eterofillia quando nella stessa pianta sono presenti foglie con morfologie diverse.
Si pensa che queste differenze morfologiche siano dovute ad adattamenti delle foglie ai diversi microhabitat in cui vengono a trovarsi, pur facendo parte della stessa pianta. È possibile una diversa morfologia tra foglie diverse della stessa pianta, quindi, ma anche in talune specie, diverse morfologie e filotassi in funzione dell'età. Al solito, per seguire le lezioni che verranno, restate connessi con me e con la biologia. Mi raccomando, iscrizione al canale e like e commenti al video se vi sono stati d'aiuto. Inutile dire che ho grande bisogno del sostegno di tutti per continuare a caricare su questa piattaforma contenuti sempre nuovi. Grazie per l'attenzione, ciao e buono studio a tutti!